Sono stati inaugurati i nuovi locali della sezione nautica dell'Istituto di Istruzione Superiore Severi di Gioia Tauro in un edificio confiscato alla criminalità organizzata lungo la SS-111 finanziato con circa 180.000 euro dalla città metropolitana di Reggio Calabria. All'evento erano presenti il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il vice sindaco Carmelo Versace e altri rappresentanti istituzionali. L'immobile, adattato dalla società Castore SPL SRL, è stato ristrutturato per ospitare 6 aule, un laboratorio, una segreteria, un ripostiglio e servizi igienici e dotato di 9 climatizzatori. La sezione nautica ritorna così a Gioia Tauro dopo anni di trasferimento fuori comune. I lavori, iniziati ad agosto, si sono conclusi il 30 settembre. Una giornata storica per Gioia Tauro, che finalmente si riappropria di un presidio sociale e culturale, e quindi un saluto alla sindaca Scarcella, che adesso potrà continuare a far crescere la propria comunità e a farla camminare su sentieri di trasparenza e legalità. Ma è una giornata straordinaria anche per la città metropolitana, perché si conferma la scelta vincente di entrare e investire su Castore, che si è occupata dei lavori, circa 200.000 euro di lavori per la realizzazione dell'Istituto Severi, e quindi va un ringraziamento all'amministratore Mallamagi, al dirigente Mezzatesta, ma anche al vice sindaco Versace, ai nostri consiglieri delegati Lizzi e Conia. Però è una giornata che ha anche un altro altissimo valore simbolico. Reggio Calabria è la città con il numero più alto di beni confiscati. Il nostro obiettivo è quello di trasformare questo primato negativo in un primato positivo, e cioè diventare la città, il territorio metropolitano col più alto numero di beni confiscati restituiti alla collettività, perché noi abbiamo la certezza, sappiamo bene che finché quel bene, seppur confiscato, rimane nella percezione della disponibilità del soggetto a cui è stato confiscato, del mafioso a cui è stato confiscato, allora la battaglia per la riconquista del territorio sotto il profilo culturale sarà soltanto una battaglia vinta a metà. La restituzione, la piena restituzione, la fruibilità dei cittadini, delle persone per bene, delle persone oneste, sono tante nel nostro territorio, invece quello che noi come obiettivo ci poniamo. Naturalmente è un modo per ricordare il sacrificio delle donne, degli uomini, delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, della magistratura, che hanno fatto sì, attraverso le loro attività di indagine, poi con il sequestro e poi con la confisca, che si arrivasse alla giornata di oggi.